Su questo smartphone non c'è ancora Android 9 ufficiale, però io qui ce l'ho. Se volete sapere il perché, dopo la sigla. Benvenuti qui sul nostro canale di Chimera Reva. Oggi vi facciamo vedere come avere l'ultima release di Android, qui Android 9, sul vostro smartphone. Però prima di incominciare a vedere come è stato possibile, bisogna fare un passo indietro e capire bene qual è l'evoluzione di Android e la visione che ha Google dei propri smartphone. Uno forse dei maggiori punti critici rispetto ad iOS per quanto riguarda Android è la sua frammentazione, ovvero ogni volta che c'è una release nuova di Android, quindi ogni anno, c'è sempre una parte molto piccola di smartphone che adotta questa nuova release, mentre tutte quante il resto sono ferme a versioni precedenti, a volte anche due o tre. Come ad esempio ancora oggi c'è un'enorme quantità di dispositivi che hanno Android Marshmallow 6.0.1, mentre ora siamo ad Android 9 Pie, che è stato presentato ad agosto. Quindi, per risolvere ed ovviare a questo problema, Google ha pensato a quello che è stato poi battezzato come Project Treble. Project Treble praticamente prende il vostro smartphone e gli dà la possibilità di avere due caratteristiche fondamentali. La prima è Seamless Update, ovvero quando utilizziamo lo smartphone, se riceviamo un aggiornamento dal nostro produttore oppure dal nostro operatore telefonico, questo viene scaricato, viene processato in background su una partizione differente da quella che utilizziamo. Infatti utilizza un sistema di partizione AB, in maniera tale che al riavvio le partizioni vengono semplicemente switchate e quindi una viene presa al posto dell'altra e la partizione con l'aggiornamento più recente diventa quello là funzionante, senza che noi dobbiamo fare nulla e senza che l'utente finale se ne accorga. Quindi sicuramente non siamo più costretti a ripristinare il telefono, a riavviarlo. L'update si fa in background per fatti suoi, tranquillo, e noi utenti finali non ci accorgiamo di nulla. La seconda caratteristica fondamentale però per un dispositivo compatibile con Project Treble è che hanno deciso di limitare quelle che sono le modifiche che i produttori o comunque gli operatori telefonici vanno a fare sui propri dispositivi, perché ogni volta che rilascia un aggiornamento la trafila tra la versione di Google e la versione finale del software sullo smartphone è davvero lunga. Quindi c'è una partizione ora che si chiama Vendor, che contiene tutte le informazioni dell'hardware dei nostri smartphone, e che quella rimane quasi sempre uguale. Praticamente quello che c'è, cioè gli aggiornamenti software, vengono costruiti sopra questa partizione e quindi dovrebbe riuscire a garantire aggiornamenti molto più ravvicinati nel tempo e con meno dispendio di risorse da parte di tutte le aziende. E torniamo al nostro Mia 2. Su questo telefono c'è Android One 8.1, ma io ho installato una ROM con Android 9 Pie. Come è possibile? Appunto tramite Project Treble. Basta sbloccare il bootloader e scaricare una delle ROM che si chiamano GSI, che sono delle ROM generiche, che però già contengono alcuni dei nomi famosi nel mondo del modding, ad esempio Pixel Experience, che è quella che monto qui sopra, oppure ad esempio la Resurrection Remix, o comunque tante altre ROM che potete trovare in una lista che metto qui sotto il link in descrizione del video. Perché? Perché è semplice sviluppare, tra virgolette, ora, grazie a Project Treble, una ROM che sia generalista e quindi vada bene per una pletora di dispositivi differenti, non solo per questo Mia 2, ma va bene anche ad esempio per un Huawei, per un Honor, va bene per un Samsung. L'importante è che il bootloader sia sbloccato e che possiamo lanciare i comandi necessari via fastboot oppure attraverso recovery TWRP per poter installare questa immagine generica GSI. Ho provato nei vari giorni questa ROM per vedere se effettivamente tutto era funzionante, perché ovviamente ci sono dei problemi, essendo delle ROM generaliste spesso c'è qualcosa che non va. In particolare in questo Mia 2 l'unico difetto che ho riscontrato è che il sensore di impronte posteriore purtroppo non funziona, però funziona tutto il resto, quindi parte telefonica, chiamate, 4G, hotspot, bluetooth, wifi, funziona la torcia, funziona la vibrazione, insomma il telefono è praticamente più che completo. C'è anche la parte fotocamera che funziona egregiamente, c'è la fotocamera stock in questo caso, però voi magari con un modulo Magisk oppure installando tramite appunto recovery TWRP potete installare anche la Google Cam e avere gli stessi risultati che abbiamo fatto già vedere. Quindi andate a vedere, se non l'avete già visto, il video su come migliorare la qualità fotografica dello Xiaomi Mi 2 e vedrete che con la Google Cam cambia completamente la vostra percezione delle foto, quasi da top di gamma.
Detto questo, come fare per installare Android 9.0 Pie sul vostro smartphone? È semplicissimo. Innanzitutto controllate che il vostro telefono supporti Project Treble, poi andate a trovare una GSI, quindi una ROM di sistema che vi interessi che sia alla vostra portata, che quindi non sia magari troppo scarna come la OSP, abbastanza fornita di funzionalità. Scaricatela e installatela attraverso Fastboot oppure nella recovery TWRP. Fatto questo, avete un telefono perfettamente funzionante, si spera, con tutte le caratteristiche funzionanti e senza alcun tipo di problema, l'ultima versione di Android. Qui ad esempio c'è la Pixel Experience, che ricorda un po' quello che è il Pixel. Abbiamo il launcher tipico dei Pixel, abbiamo addirittura la nuova applicazione Digital Wellbeing che ci dice anche quanto tempo passiamo sul nostro smartphone e con quali applicazioni. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche perché questo video davvero apre gli occhi sulle possibilità che Android offre rispetto ad altri sistemi chiusi. Il mondo del modding è sempre in fermento nel panorama Android e ne sono contento perché davvero ricevere l'ultima release su smartphone che non vengono quasi mai aggiornati è davvero un grande passo in avanti. Tutto questo grazie a Project Treble e al lavoro svolto da Google nel corso di questi anni. Quindi, anche per oggi è tutto, io sono Giuseppe Spera per Chimera Leva e vi diamo appuntamento con il prossimo video. Ciao!